A tutti quanti e ben ritrovati qui al Festival Biblico, dove affronteremo e stiamo affrontando quest'anno il tema della giustizia e della pace, un tema anche un po' particolare. La Bibbia, voi sapete che la giustizia non è mai in senso legalistico, ma la giustizia si rifà sempre al progetto originario di Dio sulla creazione, sul mondo, sulla storia, sull'uomo, e come l'uomo si commisura, come l'uomo si rapporta a questo progetto originario di Dio. L'ufficio Pellegrinaggi, con l'iniziativa Linfa dell'Ulivo, intende sempre offrire qualche opportunità di conoscenza, di approfondimento, di ricerca, anche perché il pellegrinaggio certamente è un'occasione per conoscere una realtà, un contesto, una situazione e un determinato ambiente, e però dall'altra parte sono necessarie anche delle occasioni in cui approfondire, capire di più, conoscere di più, entrare dentro, intus leggere, cioè essere intelligenti, leggere dentro i fatti, le situazioni, la storia e le vicende. E abbiamo proposto già due incontri, questo è il terzo. Abbiamo visto insieme con Tambat l'aspetto archeologico e quindi di ricerca storica e di ricerca sul campo, e ci ha aiutato a capire meglio come è avvenuta la conquista di Gerusalemme, e ha svelato il segreto Baat che Gerusalemme è stata conquistata con le trombe, con la tromba da Davide, come ha fatto Giosuè, d'altra parte per Gerico. Questa mattina abbiamo avuto un incontro con Maddalena Santoro, la sorella di Don Andrea Santoro, che è stato ammazzato esattamente 10 anni fa a Trabisonda, a Trabzon in Turchia. Pensate che è stato colpito, non l'ha detto qui, così vi dico una cosa particolare, che abbiamo fatto questa celebrazione di Vesperi la domenica pomeriggio, come adesso, con i suoi 5 cristiani di Trebisonda, perché non è che lì c'erano delle folle in mani da evangelizzare, 5 tra l'altro erano romeni, questi neanche erano turchi, erano romeni, badanti romeni erano, e da dietro, dopo finita la celebrazione, gli hanno sparato e aveva tenuto così la Bibbia, e il proiettile ha attraversato il suo corpo e anche la Bibbia. Pensate. Quindi questa morte che uccide non solo la parola che vive nelle persone, ma anche la parola di Dio stessa, pensate, era proprio la Bibbia in turco, quella che lui aveva in mano. E oggi pomeriggio vorremmo affrontare una questione che so che non piace molto, è una questione che dà fastidio, e cioè noi dobbiamo tenere presente che se prendiamo in mano la Bibbia, la parola di Dio, la Bibbia è intrisa di guerre, è intrisa di conflitti, è intrisa di tensioni, è intrisa di problemi politici, è intrisa di accordi e di tutta una serie di azioni per tentare di combinare o non combinare, conflitti familiari, conflitti tra parenti, perché tutte le guerre che si sono svolte con Moabiti, con Edomiti, con Ammoniti, tutti erano parenti tra di loro, poi anche Amaleciti, questo è un po' meno parenti, ma insomma, poi più al sud, anche lì con i Madianiti, guerre anche lì, ma Ietro era sacerdote di Madian, quindi erano imparentati con Mosè, e ci sono sempre stati questi conflitti qui. Abramo, che tutti pensano sia una persona molto buona, molto a modo, che insomma ha cominciato a camminare, e sapete che Abramo era un grande guerriero, un guerriero anche molto duro, se vi interessa, ecco, oltre che astrologo e astronomo. Quindi la Bibbia è dentro questo dinamismo tra guerra e pace. Ecco perché noi abbiamo intitolato questo incontro Le terre bibliche tra la guerra e la pace.
pace. E tantissimi libri della Bibbia sono pieni di tutte queste problematiche. Se guardiamo il libro dell'Esodo, il libro dei Numeri e parte del Deuteronomio, ne parliamo. La conquista di Giosuè, non ne parliamo. Il libro dei Giudici è lo stesso, con la presenza di Jefte e quant'altro, Gedeone, le problematiche, le guerre di Davide, infinite, Saul contro i Filistei, Davide che no, estende il suo regno in maniera molto consistente, molto grande, poi la divisione, la guerra civile all'interno, dopo la morte di Davide, poi tutte le problematiche con i popoli circostanti, poi le vicende con gli Assiri, poi con i Babilonesi, quindi Geremia, Ezechiele, poi chiaramente tutte le problematiche con Alessandro Magno, disastri anche lì, per non parlare poi del periodo di Maccabei, quindi dei successori di Alessandro Magno, antico IV Epifane, poi le guerre con i Romani, le rivolte con i Romani, con Tito, poi Bar Kokhba, che ho parlato ieri, Baat, sempre guerre, sempre. Allora la Bibbia non è che sia un libro così romantico, è un libro così bello, carino, dove insomma sì, c'è stato qualche problemino, ma tutto sommato insomma la gente si voleva bene, andava d'accordo, sono sempre stati tranquilli, pacificamente bevevano il tè sotto la tenda, non è che sia proprio così sinceramente. E questa vicenda biblica chiaramente potremmo dire che va avanti fino ai nostri giorni. Per questo abbiamo invitato Sortima della comunità di Maruscia, in Siria, che è stata rifondata questa comunità da padre Paolo Dall'Oglio, che penso tutti voi conoscete perché è venuto anche al Festival Biblico diverse volte. E quindi oggi questa comunità sta vivendo una situazione faticosa, difficile, problematica, ormai più di 5 anni di guerra abbiamo in Siria. Più di 5 anni che va avanti la storia e non si vede più di tanto la fine di questo conflitto. Allora abbiamo chiesto una testimonianza a Sortima anche a nome della sua comunità, perché ci aiuti a capire proprio come, pur avendo in una mano la parola di Dio, la Bibbia, la vita religiosa, la vita monastica, l'essere dentro un territorio che ha moltissime memorie bibliche come la Siria, tutto questo patrimonio, questa memoria che c'ha in una mano, nell'altra mano c'è la situazione di attualità, che è una situazione difficile, faticosa, complessa, a volte anche indecifrabile da parte nostra, perché non si capisce più niente. I ribelli, non ribelli, l'ISIS, Daesh, gli americani, i curdi, Assad, adesso c'è Putin, i russi, i francesi. Voi capite qualcosa? Avete chiare le cose? Non so se le avete chiare, vedete per voi, se le avete chiare, ma non so, parlavo di soldi, ma neanche loro ce l'hanno chiare le cose, che vivono lì, quindi capite che non è una cosa così facile. Allora ecco, le terre bibliche, certo, luoghi di rivelazione di Dio, che oggi sono attraversate come un tempo da queste tensioni, da questi conflitti, da queste dinamiche che creano morte, che creano distruzione, che creano disperazione. E ringrazio Sortima per la disponibilità, ecco, che ci ha dimostrato, interpellata ancora mesi fa, a partecipare a questo nostro incontro e a portarci la sua testimonianza e la sua esperienza, che penso arricchirà molto il nostro spirito, il nostro cuore e la nostra intelligenza. La ringraziamo già fin d'ora con un applauso. Grazie. Sono passati dalla Siria, quindi qualche parola in arabo l'avevo sentito.
Quindi vorrei iniziare il nostro incontro recitando il Padre Nostro in arabo. Scelgo il Padre Nostro perché noi abbiamo bisogno in Siria che tutti i fratelli di nuovo possano vivere insieme. Quindi io dirò il Padre Nostro in arabo, chi vuole accompagnarmi con l'italiano o un momento di semplice preghiera, mi inviterei a fare per i fratelli che combattono gli uni contro gli altri finché possano capire che hanno un padre solo. Abbana il Dio Samavad, Dio Dottoressa Sinka, Dio Dio Malakurka, Dio Dagon Mashiach, Kamara Fissamani, Kadalika Arabat, Atina Fissana Jufafa Yomina, واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن اخطا واساء الينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لان لك الملك والقوه والتسبيح الى ابد الابدين. Sono Suor Dima, membro della comunità di Barnusa. Sono stata in Siria fino a un mese fa, quindi fresca fresca. Mi commuove essere in questo posto perché appena arrivata ho sentito la storia di questa mostra. Non so se è stato scelto apposta, vuoi fare questa conferenza qui, ma lo vedo molto significativo che l'atrocità della guerra si possa trasformare in bellezza. Con tutte queste cose belle d'arte che testimoniano anche tanta sofferenza. E lo vedo esattamente ciò che sono venuta a dire. Per questo sono rimasta questa cosa. Ho scritto un po' di cose perché voglio con tutta l'attenzione che vivo non riesco a parlare subito, quindi mi perdonate se ogni tanto leggerò qualcosa, ma è solo per recitare anche un po' di cose. Ma è a questo punto, sembra, che Dio interviene. Nella sua misericordia non permette che gli estremismi dell'uomo snaturano e trionfino completamente. La sua misteriosa influenza sugli eventi e sui cuori non può essere interamente sconfitta. Si manifesta al di là di frontiere di lingua, di razza o di religione. Sono passati 20 anni da quando la comunità di Tebehirin, i monaci trappisti, hanno scritto queste parole nella loro lettera indirizzata agli amici. In un contesto molto delicato di guerra, loro hanno sempre voluto credere all'uomo, hanno sempre voluto capire che la presenza di Dio non può snaturare il bene che esiste in ogni uomo. Questo mi fa venire in mente subito ciò che un nostro confratello, padre Jacques Murat, di cui avete anche forse sentito, che è stato rapito il 21 maggio dell'anno scorso e poi dopo 4 mesi e mezzo è riuscito a liberarsi grazie all'aiuto di alcuni musulmani della zona. E raccontando un po' della sua esperienza vissuta, qui avete molto sentito dell'ISIS, quindi non sto qui a dire o a immaginare nemmeno cosa gli hanno fatto. E quando è uscito diceva: io non so come Dio ogni giorno mi ha dato la grazia di essere calmo e mite. E poi dice, poi giorno dopo giorno ho scoperto che la mitezza
è capace a vincere ogni violenza. Se siamo nel festival biblico e sentiamo queste parole, è perché da discepoli di Cristo siamo invitati ad essere miti come il nostro Maestro. Ecco, con queste parole, con questa esperienza, noi in Siria, come comunità, stiamo vivendo il contesto della guerra. Quindi sicuramente siamo stati abbattuti, abbiamo avuto dei momenti di grande sofferenza, momenti di non capire dove andare e cosa fare, con un pericolo, con due membri della comunità rapiti, con un paese che va verso la distruzione. E però il Signore con la sua misericordia è stato sempre presente e sono qui per testimoniare un po' spirali di luce che buie di guerra, di luce di pace che abbiamo potuto vivere in questi 5 anni. Torno un po' a Christian de Chargé, che è anche uno dei nostri maestri, e non posso non poi fare un po' di paragone tra la nostra comunità e la comunità dell'Algeria. Ci ricordano sempre come vivere in un contesto di guerra. E Christian dice: i 5 pilastri della pace sono la pazienza, la povertà, la presenza, la preghiera e il perdono. Quindi 5 P. La pazienza, la povertà, la presenza, la preghiera e il perdono. E mi sono chiesta, quando ho letto questo per la prima volta, perché mette il perdono come ultimo? E so che in Siria adesso tanti possono dire: allora parliamo di riconciliazione, cominciamo ad aiutare le persone a perdonare l'altro, la riconciliazione è importante, il perdono è importante, quindi camminiamo verso la pace se riusciamo a perdonare l'altro. Sì, sono parole. Perché come posso poi perdonare? Io non ho pensato di parlare di me, ma penso solo a un mio cugino che al figlio di un mio cugino che ha visto il papà morire poi davanti agli occhi, e non so come pensa lui se gli parlo di perdono. E ho capito che Christian mette il perdono come fine, alla fine di questa sua riflessione, per dire che il perdono è la chiave di volta, è ciò che chiude tutto. Quindi abbiamo la pazienza, la povertà, la presenza, la preghiera, e poi si chiude tutto col perdono. E quindi parlare di perdono adesso vuol dire fare un cammino. Fare un cammino, ma come facciamo un cammino quando poi in Siria le esperienze sono state isolate? Quindi ci sono diverse zone in cui c'è un, almeno semplifico molto le cose, ma c'è una zona in cui io so di essere qui e il mio nemico è questo gruppo. Poi basta camminare 2 passi per trovare un gruppo che vede nell'amico il nemico. E queste esperienze sono state talmente isolate in un modo che poi non si può capire, diventa sempre più efficace la paura, sempre più efficace l'odio, perché c'è un'ignoranza di ciò che quelli di là stanno vivendo. E così dico, per arrivare a un perdono in Siria magari dobbiamo abbattere le frontiere delle esperienze vissute. Quindi iniziare ad aprire gli occhi che ciò che ho vissuto, il
trauma della guerra che ho vissuto, le difficoltà che ho vissuto, c'è qualcuno che si trova dall'altra parte della mia frontiera che ho messo come gruppo, che sta vivendo la stessa cosa, che sono stato io o il mio gruppo che gli ha causato questa difficoltà, questo trauma, questa paura. Quindi arrivare al perdono ci vuole un cammino. Noi in comunità, adesso non so quanti di voi conoscono la comunità di Marusa, ecco vedo le piccole mani alzate, allora la nostra comunità è fondata da Padre Bobo D'Aloglio, è una comunità consacrata alla vita della preghiera, al lavoro manuale, all'ospitalità. Quindi la vita della preghiera, noi siamo monaci, quindi l'assolutezza della presenza di Dio nella nostra vita è una delle nostre, la prima priorità. Lavoro manuale, siamo una comunità che lavora con le mani, seguendo il comando anche del Signore, ad Adamo ed Eva, quindi vogliamo essere co-creatori, partecipare alla creazione attraverso il lavoro manuale. E poi l'ospitalità. L'ospitalità, prendendo come esempio Abramo che ha accolto Dio nella sua tenda, che oltre ad essere guerriero, e Abramo ha interceduto per suo nipote. Quindi l'ospitalità è l'accogliere Dio nell'altro e poi accogliere gli altri non solo nel monastero ma anche nella preghiera dell'intercessione. L'orizzonte in cui lavora la nostra comunità è l'orizzonte del dialogo interreligioso, il ruolo della Chiesa come minoranza in un contesto di maggioranza musulmana. Parlare di questa vocazione in Siria adesso è una follia, potrebbe sembrare una follia, ma io vi dico solo poche cose che dimostrano che magari questa follia è una profezia anche. Come vi ho detto, Padre Jacques è stato liberato grazie ai ragazzi musulmani che hanno sentito di essere riconoscenti poi a ciò che lui ha fatto nei loro confronti già prima, quando ha aiutato tanti profughi, che il monastero di Marghian, dove si è trovato lui, a Cariaten, poi faccio vedere anche delle foto, ha accolto tante famiglie musulmane e alcune di queste famiglie sono rimaste fino adesso riconoscenti e un gruppo di loro hanno aiutato anche alla liberazione del Padre Jacques. Al monastero abbiamo un gruppo di collaboratori e due di loro sono musulmani. Uno di questi musulmani diceva sempre: io sono contento di lavorare al monastero perché credo che costruire una casa di Dio sulla terra, costruendo una casa di Dio sulla terra, il Signore mi concederà una casa nel cielo. Detta da un musulmano, qui dopo. E questo uno mi potrebbe dire sì, ma detta anche in un momento poi del lavoro, lo dicevo un tempo prima della guerra, perché tutto questo. Questa persona ha deciso di rimanere nel monastero, di rimanere a lavorare nel monastero nei momenti più critici e più pericolosi per la vita del monastero. Lui diceva: io mi metto fuori dal monastero, così vicino alle montagne, se vedo qualcuno che viene per attaccarmi, almeno mi posso avvisare. E poi magari riesco a placare un po' la rabbia, se uno quel fondamentalista viene, posso anche proibirlo di venire dicendo che io sono musulmano e comincio a dialogare con lui e magari così voi potete avere il tempo per scappare. Quindi una persona come questa sta vivendo in un contesto di guerra e ci ricorda che una via di pace è possibile. Certo, poi parlando di nuovo delle esperienze, anche però ci sono tanti episodi e il contrario, quindi gli amici di una volta sono trasformati in nemici oggi, la paura che
che tanti cristiani, ma anche tanti musulmani hanno, è la paura di un potenziale terrorista che si trova magari nel mio vicino, che si trova nel mio amico di università, che si trova non so dove, quindi c'è questa paura. Io dico, però bisogna lavorare sulle relazioni, è questo che noi abbiamo sempre voluto fare. Avete sentito tanti episodi, poi anche dico, la guerra in Siria, ma non solo la guerra in Siria, perché poi la presenza di un ente che si chiama lo Stato Islamico, l'ISIS, ha messo a tremare tutto il mondo, quindi la paura, gli eventi che sono successi, per esempio i copti uccisi, 21 persone, vi ricordate questo, le esplosioni di Parigi, il Belgio, così. E uno si chiede, ma come fare davanti a questo mondo musulmano, islamico? E qui dico che sono qui per testimoniare una cosa molto importante o per far passare un messaggio molto importante. Bisogna fare distinzioni tra l'ISIS e l'Islam, per favore, è una cosa molto importante, perché il primo ente che soffre dall'ISIS è l'Islam stesso. Abbiamo sperimentato con quelle persone che vive il monastero, dice quelli che commettono violenza non rappresentano l'Islam. Certo che è facile dirlo, però è importante fare distinzioni, perché 1,5 miliardi di persone non sono tutti potenziali terroristi. E dico 1,5 miliardi non sono poi qui cifre giustissime, però è un modo di dire. Quindi bisogna capire che la nostra testimonianza, ciò che offriamo, ciò che facciamo come minoranza, come piccolo gruppo di cristiani credenti, sarà ciò che aiuterà a trovare vie di riconciliazione e poi vie di pace. Bisogna fare questa distinzione. Qualche mese fa lì al monastero leggiamo i salmi nella preghiera e nel salmo 105, ho voluto anche fare qualche citazione biblica, non sono una biblista, è scritto che sono una biblista ma non lo sono, quindi, però qualche citazione biblica va. Nel salmo 105 leggiamo: ed egli li avrebbe sterminati se Mosè, il suo letto, non si fosse posto sulla breccia davanti a lui per impedire alla sua collera di distruggerli. E parla praticamente dell'intercessione di Mosè davanti a Dio per il suo popolo. E in quel momento, che ricordo fino adesso nella preghiera, ho immaginato Mosè e ho visto che in questo ruolo di Mosè possiamo creare un nostro progetto di vita non solo da comunità ma anche da cristiani, cioè il mettersi e il posarsi sulla breccia per impedire la distruzione. Poi la distruzione di chi? Anche di coloro che hanno causato un danno. Perché il popolo di Mosè non era un popolo che era tutto tranquillo, tutto buono, ha causato un danno, però c'è qualcuno che si è disposto a mettersi lì e ad impedire la distruzione. E ho visto che da quel giorno non potevo non pregare in un modo sistematico, poi tanta umiltà lo dico, perché ci sono momenti in cui uno non riesce a concentrarsi molto. Non ho smesso di pregare per quelli dell'ISIS, per tutti quelli che causano danno, perché per la loro conversione. E lì ho capito che bisogna veramente fare qualcosa per loro, perché
perché sono persone che sembrano che hanno deformato le immagini di Dio loro, ma sono i primi sofferenti, tra l'altro. E quindi, poi, sì, certo, poi quello che fanno è un'altra cosa, o è la stessa cosa, ma bisogna capire che bisogna cercare poi le dimensioni umane. Dicevo sempre ultimamente che siamo attenti perché dietro ciò che è un progetto fondamentalista, estremista, non parlo solo dell'ISIS, ma di qualsiasi cosa, si nasconde dietro un desiderio di un miglioramento. Purtroppo è difficile dirlo, però un desiderio di un mondo migliore alle volte esiste dietro le tendenze fondamentaliste estremiste, e lo possiamo piegare anche sulla nostra poi propria vita, non solo si tratta di gruppi, ma anche sulla propria vita. Certe volte tendiamo ad essere estremisti partendo dal desiderio, o radicalisti partendo dal desiderio di essere migliori. Quindi bisogna anche prendere questo in considerazione. E lì penso, ho pensato anche in quel momento con il Salmo 105, ho pensato a Luis Massignon. Luis Massignon è uno dei nostri maestri teologici, che è un personaggio molto importante nel dialogo islamo-cristiano. E Luis Massignon diceva che per poter fare il dialogo bisogna provare a mettersi sulla linea del destino dell'altro. Immaginare cos'è il destino dell'altro, andare a mettersi lì e provare a vedere chi è questo altro, perché fa quello che fa. Non per giustificarlo, perché adesso se qualcuno mi ascolta dice adesso Sortima sta giustificando quel dell'ISIS. Non lo sto giustificando, sto provando a capire con voi alcune cose che magari sicuramente i nostri media non lo fanno. Quindi provare a creare questo ponte. E lì c'è tutta una teoria, una spiritualità musulmana che parla di ciò che si chiama Abdal, sono i sostituti, sono dei personaggi spirituali. Nell'Islam ci sono questi personaggi spirituali che loro proibiscono la distruzione del mondo, quindi con la loro vita spirituale. Importante, si offrono, si mettono proprio sulle breccia per proibire la distruzione. E così penso sempre, anche tornando a Mosè, che lì è bello poi dire che tu ti metti ad impedire la distruzione, ma devi capire anche che le conseguenze potrebbero non essere molto piacevoli. Mosè, dopo la sua intercessione, non è entrato nella Terra Santa e quindi ha rischiato ciò che è stato per tutta la sua vita il suo sogno, per far entrare gli altri. E lì io vedo che è la nostra vocazione poi da cristiani in questo contesto. Amare il Maestro fino ad essere capaci ad offrire noi stessi per gli altri. Come comunità, in questo tempo, adesso ho finito un po' la parte, poi teologica, dico come concretizzare questo. E come comunità abbiamo nel passato, quindi al monastero si organizzava degli incontri tra musulmani e cristiani per trattare un tema specifico. C'erano dei momenti di discussione, momenti di conferenze, momenti spirituali insieme, e poi
lo scopo era di creare un nucleo di persone che, partendo dal monastero, poi nelle loro proprie vite saranno capaci a capire meglio l'altro e, capendo meglio l'altro, si può dialogare. Perché per noi, umanamente anche parlando, il nemico più atroce del dialogo sono due nemici: la paura e l'ignoranza. La paura dell'altro diverso e l'ignoranza di ciò che l'altro sta vivendo. Quindi per noi è stato sempre un percorso per conoscere meglio l'Islam da parte dei cristiani e conoscere meglio il cristianesimo da parte dei musulmani. Adesso che non possiamo fare nessun incontro nel tempo della guerra, abbiamo continuato a fare questo dialogo attraverso dei gesti della vita poi di tutti i giorni. Quindi abbiamo gli amici musulmani che vengono alle volte al monastero, lavorano con noi. Nel 2008 abbiamo iniziato un progetto per le giovani famiglie e in quel progetto abbiamo voluto costruire delle case per le famiglie giovani musulmani cristiane. Vivono in un contesto un po' un'unica struttura, diversi palazzi, e lì fino adesso vedrai che ossia, ultimamente abbiamo vissuto a Lübeck per un periodo e quasi tutti i giorni i nostri vicini musulmani bussavano alla porta per darci qualcosa da mangiare, per offrire il caffè. Quindi c'è sempre questo desiderio di una vita insieme e abbiamo continuato a farlo fino adesso. E i musulmani di questo palazzo hanno dato da mangiare ai cristiani nei momenti in cui tutti erano nascosti al momento della guerra della città. E tanti, adesso tanti cristiani dicono se non per loro non potevano trovare niente da mangiare. In quel periodo sono stati 20 giorni di grandi combattimenti. Quindi questo progetto ha aiutato a delle famiglie, giovani famiglie, a vivere insieme. Insieme magari piano piano potevano continuare a vivere questo tipo di dialogo. Dopo la guerra della città abbiamo aiutato anche a ricostruire e a restaurare le case, quindi anche questo, provare a trovare una possibilità di vivere insieme. Abbiamo restaurato case sia di cristiani sia di musulmani, questo è importante. Perché la distruzione della guerra non sa di religione, come abbiamo letto, come ci ha detto Cristiano, adesso c'è la comunità dei monaci e adesso abbiamo anche aiutato, stiamo aiutando i giovani per trovare delle vie di lavoro e quindi aiutiamo i mini progetti dei giovani per incoraggiarli a rimanere. Allora, se noi vogliamo rimanere in Siria, allora dobbiamo creare delle possibilità per viverci. E ciò che facciamo potrebbe sembrare una follia, perché tanti poi hanno il desiderio di lasciare il paese, o vogliono uscire, o gli basta, ma non entriamo in tutto il discorso che tratta degli immigrati, perché poi lì è anche un'altra ferita che contiene tante suddivisioni. Però noi vogliamo, ossia, non invitiamo nessuno o non giudichiamo nessuno che vuole uscire dalla Siria, ma vogliamo aiutare quelli che rimangono. Quindi capiamo che alcuni si trovano davanti a una via chiusa o un muro e non possono non lasciare il paese, ma allo stesso tempo coloro che hanno deciso di rimanere noi li vogliamo aiutare. E ultimamente abbiamo anche provato ad aiutare o a iniziare un piccolo progetto con i bambini. Per i bambini abbiamo creato una scuola estiva, adesso è iniziata proprio da poco, in cui vogliamo iniziare
iniziare a capire i talenti e quindi ci sono attività musicali, attività artistiche. Perché si fa questo? Si fa questo per creare un contesto, un ambiente, una possibilità per i bambini per crescere bene, tra virgolette, e bisogna stare attenti a non dire ecco, creiamo un ambiente ideale, non è ideale, un po' più sano di quello che vivono i bambini, e con il desiderio che piano piano possiamo anche far entrare ciò che ho detto all'inizio, far entrare l'idea dell'altro che ha sofferto come me. Quindi piano piano anche a partire dai bambini aprire gli occhi a come superare insieme il trauma della guerra causata poi da questi fratelli. Concludo solo con anche una piccola citazione di Edith Wilson, che anche in questo periodo di guerra mi ha accompagnato a modo suo. Lei dice: se tutto questo dolore non allarga i nostri orizzonti e non ci rende più umani, liberandoci dalle piccolezze e dalle cose superflue di questa vita, è stato inutile. Spero che abbia in questo luogo testimoniato che il dolore, questo luogo già testimonia che il dolore poi forse non è stato inutile, perché io vedendo questa bellezza non posso non pensare a tutti i morti della guerra, che poi offrendo le loro vite hanno consentito, hanno aiutato noi a vedere questa bellezza, purtroppo è contraddittorio, ma spero che con quello che ho detto abbia testimoniato che il dolore dei siriani al desiderio di essere utile. E quindi vi ringrazio per avermi ascoltato, so che avrete delle domande da fare. Io però vi chiedo solo pochi minuti per vedere delle foto della nostra attività, così magari con ciò che ho detto potete anche collegare e vedere ciò che abbiamo fatto. Grazie. Molto semplice, quindi potete vedere che godiamo anche in momenti di gioia insieme. Questo è il monastero di Marusa, si trova nella roccia d'Italia.
naturalmente sono un po' prima di questo. Lentamente. Questa data è importante per noi perché il Vescovo ha firmato l'accordo, ha firmato l'approvazione per la comunità dopo 5 anni di esperienza, quindi prima il Vaticano ha dato l'Austria nel 2006 e poi il Vescovo ha firmato la costituzione della comunità. Questa pizza l'ho fatta io. Questo è l'altro Thank you.
vicini a Carnetelli. Sono villaggi musulmani, due villaggi musulmani, e lì abbiamo accolto, se vedete le foto, delle famiglie, dopo abbiamo aiutato anche a restaurare delle case. Forse anche voi potete ascoltare, noi abbiamo anche un monastero in Kurdistan iracheno, so anche ci sono dei profughi che sono partiti dal sud.
siamo capaci di trovare sempre dei posti di sforzo per ricostruire. Altri musulmani che verranno in queste terre in futuro e vorranno le moschee. E noi questi problemi che ci sono in Siria li avremo anche noi in futuro. Qualcun altro? Io. Qui. Deve però muoversi perché non abbiamo tanto spazio. Buonasera a tutti e a tutte, sono Michele di Vicenza e mi ha molto colpito la testimonianza della suora e farò una domanda a te. Ma secondo te, anche a cuore, le persone che forse potevano decidere per essere via, ci potrebbe essere qualche persona che in un momento che sta per dire vado via, passa indietro e decide di non andare via? Cioè, lei è musulmani, no? Sui musulmani, dei musulmani, dei giovani, se avrei capito, che dicevano alla fine di andare via, no? Che alcune persone dicevano andare via per la situazione che non è bella, di quello che sta succedendo. Ci potrebbe, o può essere capitato, che in quel momento ci sono state giovani persone che dicevano nel posto stesso di non farlo, un cambio di idea in quel momento stesso e no, diciamo, alla fine non andavano via, cioè rimanevano là insieme. Qualcun altro?
Allora, per la prima domanda, vorrei dire che la Chiesa ha fatto un grande passo in avanti, considerando anche l'unità della Bibbia, quindi l'Antico Testamento è una nostra sacra scrittura e il corpo in cui è nato Gesù, quindi per noi l'Antico Testamento non è da scrivere. Ci interessa, è un nostro libro di Sacra Scrittura, di scegliere qua, precisare questa cosa, perché Gesù ha letto l'Antico Testamento e ha pregato i Salmi e conosceva la Sacra Scrittura. E poi non è venuto per demolire, ma per lui lo dice spesso, quindi teniamo l'unità della Sacra Scrittura, l'Antico Testamento, anche se ci presenta Dio in un certo modo, teniamo presente che è il libro in cui Gesù ha pregato, che Gesù ha letto. La domanda è molto delicata e non posso provare a giustificare l'Islam o a dire che l'Islam è un tutto fiori e rose, come abbiamo detto già, della Bibbia, solo perché la mia esperienza mi ha fatto vedere delle cose positive dell'Islam. Ho detto che l'Islam sta soffrendo e c'è una certa emorragia dentro l'Islam, sicuramente uno sforzo che noi come Chiesa abbiamo fatto lungo gli anni è lo sforzo dell'interpretazione delle Sacre Scritture, e credo che è lì il punto, cioè l'interpretazione giusta o sbagliata, la contestualizzazione, il modo in cui leggo le mie Sacre Scritture. Tutto nella religione, nella scrittura, potrebbe invitarci alle due estremi, anche dei cristiani, lo vediamo. Quindi bisogna fare questo sforzo. Io posso solo testimoniare che ho incontrato delle persone, degli intellettuali, ma anche delle persone semplicissime, madri di famiglia, che non si riconoscono nella guerra e nella violenza commessa da un gruppo. Poi, per quanto riguarda le moschee, lì la domanda è religiosa o è politica? Tratta solo della paura di una certa invasione, espansione, attacco che si sente in Europa dagli immigrati adesso che verranno e vengono in Italia, si vengono dall'Italia. Se si tratta di questa paura, allora cosa facciamo? E poi siamo convinti che le moschee sono i posti in cui si preparano i futuri terroristi. In Siria alcuni moschei non sono stati, purtroppo, quindi non posso poi dire che non sono stati. Alcune moschee sono stati i punti di attacco, però non tutti sono così. Quindi la mia paura è se tutti, sì, se io ho talmente paura di preparare un terrorista, quindi cosa faccio? Escludo? Mi chiudo? Costruisco i muri? Cosa faccio? Bisogna rischiare e per vedere, perché poi io dico, sempre ho sperimentato, se non credi al dialogo vuol dire che tu non credi non solo a Dio, ma non credi all'uomo, perché quante volte siamo rimasti sorpresi da persone che per noi sono stati classificati tot e si sono mostrati tutto contrario, nel bene e nel male. Quindi io non posso poi
per il semplice fatto che questo è un potenziale terrorista, questo è un... Sì, ma accogliamolo, vediamo come possiamo capire e magari proibire queste potenzialità. Cerchiamo se c'è un bene, e c'è, perché per carità non c'è nessun uomo che non abbia un minimo di bene in sé. Se padre Jacques mi conferma questa cosa dicendo che la videnza è stata capace anche a farmi dialogare con quelli dell'Isis, quindi potrei anche dialogare con il povero musulmano che arriva sulla riva del mare tutto distrutto a causa della guerra, o provare almeno. Poi non posso garantire il futuro, non posso dire accogliete o non accogliete, non è il mio compito di dirlo, ma costruire i muri crea più fondamentalismi, direi. Poi per la seconda domanda, io ho sentito da famiglie che ci hanno detto esplicitamente che perché voi rimanete come comunità, noi rimaniamo. E questo per noi all'inizio è stato molto difficile, perché è una grande responsabilità rimanere, perché vogliamo rimanere in Siria, è una grande responsabilità. Però è così, il simbolo di una presenza di una comunità tutta dedicata al lavoro e agli aiuti umanitari in questo periodo ha incoraggiato tanti a non pensare a partire. Per esempio mio fratello mi dice, io se muoio qui io rimango, cioè ci sono tanti giovani anche che vogliono rimanere, non potete immaginare le iniziative di tantissimi centri di accoglienza per i bambini, per i giovani, e questa è la contraddizione poi della vita, perché dentro la guerra ci sono alcuni che dicono noi resistiamo fino all'ultimo, vogliamo lavorare, vogliamo testimoniare la vita, vogliamo testimoniare la nostra fede, quindi ci sono alcuni che vogliono partire, tra l'altro per diversi motivi, anche alcuni che non hanno avuto l'occasione di pensare se devono partire o no, perché hanno dovuto lasciare per un pericolo imminente. Altri si chiedono che futuro prepariamo ai nostri figli, quindi si chiedono anche questa domanda. I genitori si sentono responsabili per i figli, ma tanti sono rimasti e non vogliono uscire. Questo è sicuro. Se c'è qualcun altro, altrimenti vediamo. Volevo sapere se qualcuno volesse aiutarmi con patrimoni, magari anche delle offerte, eccetera, come può fare, ci sono degli strumenti, delle modalità. Sì, allora di solito noi per i nostri progetti chiediamo aiuto a alcune organizzazioni qui in Europa. Abbiamo fondato da alcuni anni un'associazione in Italia che è intitolata Gli Amici di Palusa. Questa associazione fa delle attività non solo per sostenere le attività del monastero, ma anche fa delle attività di conoscenza che prendono la stessa linea del monastero, quindi ogni mese c'è un incontro dell'associazione a Roma. O a Cori, dove siamo, lì anche ci sono degli incontri sul dialogo, invitano anche i nostri amici musulmani a venire a parlare, e lì loro hanno la possibilità, magari dopo una
non ho adesso l'indirizzo, non lo posso dire, ma magari ci teniamo in contatto, posso anche dare l'indirizzo dell'associazione per aiuti. Grazie. Ecco, prima di concludere vorrei darvi tre indicazioni semplici. Prima, pregare. Pregare per la Siria, pregare per i combattenti perché si convertano, pregare per questa comunità, pregare. Seconda, condividere. Se abbiamo da condividere qualcosa, soldi, tempo, attenzione, ascolto, disponibilità, perché se no altrimenti continuiamo a dire ma questi vengono, non vengono, poi noi cosa facciamo se vengono, chi siamo noi, ma questi qui poi chi sono questi, che idee portano. Dobbiamo imparare a condividere, questa penso sia la sfida importante, perché condividendo forse anche noi riscopriamo anche meglio la nostra identità, il nostro profilo, la nostra storia, la nostra cultura, senza contrapposizioni, ma valorizzando ciò che è anche il percorso che ciascuno fa, ecco, il creare i ponti, quindi condividere in varie forme, in varie maniere. Terza cosa importante, conoscere. Allora vi invito a leggere i testi di Padre Paolo, che ha scritto diversi libri su Marmuscia, a leggere Luis Massignon, sono tradotti in italiano diversi libri, sapete che questo prete francese aveva questa idea molto bella, cioè di ricostruire la tenda di Abramo, dove sotto potessero stare tutti e tre i monoteismi, cioè l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam. Dobbiamo creare occasioni di confronto, di scambio, di dialogo, di relazione, di conoscenza, di condivisione. La nostra civiltà occidentale per tante ragioni economiche, demografiche, culturali, insomma, per tanti fattori è una società che sempre di più sarà in trasformazione e in cambiamento in questa ottica e in questa prospettiva. Ringrazio Suor Dima per essere venuta a portarci questa sua testimonianza in presa diretta, a darci anche delle chiavi importanti di lettura. Vi invito, ecco, Suor Dima l'ha fatto in maniera discreta, io sono più esplicito, ecco, vi invito a non seguire tanto i luoghi comuni che esistono nei talk show, nei giornali e balle varie, ma invece ad andare oltre questi luoghi comuni e a questi schematismi che vengono offerti così facilmente, perché questi ci offrono delle soluzioni tanto facili quanto irreali, quanto impraticabili, e sono tutte soluzioni che creano più contrapposizione che relazione. Quindi vi invito, ecco, ad avere un po' questa attenzione. La ringrazio per essere venuta a portarci la sua testimonianza, le auguriamo di ritornare e di dire anche a tutta la sua comunità in Siria che le siamo vicini e speriamo che quanto prima la situazione possa evolvere positivamente. Grazie ancora. Così efficace da renderci veramente capaci di andare avanti, diciamo veramente senza la forza della preghiera fatta per la Siria, a partire dall'invito del Papa, poi tutti e tanti che hanno pregato, la Siria che è stata presenza nei cuori di tanti, è stato un motivo per andare avanti. E per capire che la nostra vocazione da cristiani è come una vocazione, adesso la sentiamo di più nel tempo della guerra, è una vocazione di lievito,
che si mette nell'impasto finché si possa di nuovo mangiare il pane della fratellanza. Grazie. Grazie. Grazie mille. Dopo l'informazione tecnica, l'incontro che doveva essere fatto alle 19 in Piazza dei Signori, in interreligioso eccetera, non sarà in Piazza dei Signori perché il tempo è un po' incerto, sarà qui al Palazzo delle Opere Sociali nell'aula grande degli incontri e dei convegni. Grazie a tutti, buon ritorno a casa e buona continuazione con il festival. Grazie.